La seduta è aperta. Invito il deputato segretario a dare lettura del processo verbale. Processo verbale della seduta del 30 giugno 2017 Presidenza Sereni. La seduta comincia alle 9.30 con l'approvazione del processo verbale della seduta del 29 giugno 2017. La Presidente dà conto delle missioni e passa allo svolgimento di interpellanze urgenti alle quali rispondono il Ministro De Vincenti e il Sottosegretario Toccafondi. Intervengono i deputati Massa, Brunetta, Simone Valente e Quartapelle Procopio. La seduta termina alle 10.40 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 3 luglio 2017. Grazie, se non vi sono obiezioni il processo verbale si intende approvato. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati adornati Aiello, Angelina Alfano, Alfredere, Artini, Baretta, Boccia, Brambilla, Cicchitto, Coppola, Damiano, Demenec, Pifani, Fautilli, Fico, Giorgis, Greco, Mazziotti, Di Celso, Meta, Monaco, Nicoletti, Pes, Picchi, Rigoni, Scagliusi, Scano, Sciulian, Sereni, Sottanelli, Simone Valente e Vignali sono in missione a decorre della seduta odierna. I deputati in missione sono complessivamente 117, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze e interrogazioni. La prima interpellanza all'ordine del giorno è la numero 2787 dell'onorevole Scotto concernente iniziative volte a completamento della strada statale 675 Umbro Laziale. Chiedo all'onorevole Scotto se intende. No, non intende illustrarla. Allora do direttamente la parola al sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti Umberto del Basso De Caro, che ha facoltà di rispondere. Grazie presidente. La procedura autorizzativa compresa la valutazione di impatto ambientale del progetto preliminare della tratta monteromano est civitavecchia è stata avviata il 29 luglio del 2015. il tracciato oggetto della fase autorizzativa è il risultato dell'analisi multicriteria elaborata dalla società anas sulla cui base è stato individuato un percorso ottimale sia da un punto di vista ambientale, relativamente agli aspetti vincolistici ambientali, archeologici ed idrogeologici, che da un punto di vista economico in termini di rapporto costi-benefici. Il 15 marzo scorso si è chiusa la conferenza dei servizi. In tale sede sono stati acquisiti pareri favorevoli degli enti interessati, ad eccezione del parere del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del comune di Tarquinia e del consorzio di bonifica della Maremma Etrusca. I competenti uffici del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, considerato il parere negativo del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed al fine di pervenire ad una concorde definizione del dissenso manifestato, tenuto conto della rilevanza dell'opera e preso atto dell'analisi multicriteria alla base dell'individuazione del tracciato, hanno chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di attivare la procedura prevista dall'articolo 183,6 del decreto legislativo 163 del 2006, demandando la composizione del dissenso alla prima seduta utile del Consiglio dei Ministri. Inoltre, a seguito della riunione del 29 maggio scorso, Presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, lo stesso Dipartimento, il successivo 31 maggio, ha provveduto ad inoltrare al Ministero dell'Ambiente una nota con la quale invitava il Ministero stesso a fornire, entro il termine di 45 giorni, eventuali prescrizioni o misure di mitigazione concernenti il tracciato verde oggetto della conferenza dei servizi tanto al fine di consentire al Consiglio dei Ministri di adottare il provvedimento di compatibilità ambientale e di permettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di sottoporre il progetto al CIPE prima della pausa estiva. Per quanto riguarda infine la proposta di variante dei lavori in corso d'opera della tratta Cinelli Monteromano Est, finalizzata da girare l'abitato di Monteromano, Evidenzio che per questioni altimetriche, così come riferisce la stessa ANAS, il bypass può essere realizzato esclusivamente in galleria. I costi della sola galleria, della estesa di circa 1600 metri, ammontano ad oltre 100 milioni di euro, cifra nettamente superiore alle economie finanziarie a disposizione per l'opera in argomento. La ringrazio. L'onorevole Scotto ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza. Beh, sì, grazie signor Presidente, sono soddisfatto, mi auguro che i tempi si accelerino. Eh, il sottosegretario del Basso De Caro parlava eh, di, del primo Consiglio dei Ministri utile e della necessità di sbloccare eh, definitivamente quest'opera entro l'estate con la delibera del CIP. Parliamo di una infrastruttura fondamentale che è inserita all'interno del corridoio europeo eh, 5 sud che è attesa da circa 40 anni da quelle comunità locali che avrebbe diciamo come dire una... Eh, Forte, un forte impatto strategico perché rappresenterebbe la possibilità di collegare definitivamente il porto di Civitavecchia e il polo industriale di Terni, di legare il Tirreno e l'Adriatico e di completare quell'operazione importante che è stata fatta alla fine degli anni 90 ad oggi con un investimento significativo di un miliardo e mezzo di euro del porto di Civitavecchia rendendolo quindi alla fine un porto collegato con il resto del Paese e soprattutto con l'area circostante. Dunque attendiamo questo lavoro nella eh, questa, questa scelta, questa decisione. All'interno della nostra interrogazione veniva posto il quesito, l'ultimo aspetto che veniva toccato al sottosegretario. Ovviamente, i costi sono lievitati anche in virtù di ritardi che si sono accumulati e dunque quella indicazione che veniva data di superare l'abitato era anche legata a un impatto ambientale che occorrerebbe evitare fosse troppo forte sulle popolazioni locali. Grazie. Grazie a lei. Passiamo alle interrogazioni 3-3123 del deputato Latronico e 3-3124 dei deputati Folino ed altri concernente iniziative volte al ripristino della viabilità sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza. Le interrogazioni, vertendo sullo stesso argomento, verranno svolte congiuntamente. Il Sottosegretario per le Infrastrutture e i Trasporti, Umberto del Basso De Caro, ha facoltà di rispondere. Grazie Presidente. Rispondo congiuntamente all'atto numero 3.3123 dell'On. Latronico e 33124 dell'onore Folino, in quanto vertono su analogo argomento. Per quanto riferisce ANAS, sono in corso i lavori di manutenzione straordinari su alcuni viadotti del raccordo autostradale sicignano-potenza, tra lo svincolo di Balvano e lo svincolo di Vietri di Potenza, per una lunghezza complessiva di circa chilometri km. Entro la fine del corrente anno è programmata la riapertura al traffico del raccordo per la sola carreggiata a doppio senso di circolazione in direzione potenza. Nel frattempo ANAS ha provveduto al ripristino del sedime stradale della ex strada statale 94, riaperta al traffico il 7 aprile scorso, creando in tal modo una bretella della lunghezza di 600 metri che, bypassando il tratto interessato dalle sopra descritte attività, consente la immissione sul raccordo autostradale dei veicoli leggeri, alleggerendo in tal guisa il traffico sulle viabilità provinciali e comunali della zona. Grazie. L'onorevole Latronico ha facoltà di dichiarare se si è soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione. Grazie signor Presidente. Sono parzialmente soddisfatto, diciamo che il tema della rottura di questo viadotto, di viadotto marmo, che si connette appunto alla, alla raccordo autostradale siciliano-potenza e che dà vita a questa arteria di importanza straordinaria, non solo per la basilicata perché è l'unica strada di accesso che connette la Basilicata all'autostrada, ma è anche un'arteria importante per il Mezzogiorno perché connette il polo di Salerno con il polo ionico di Taranto, legando la Basilicata. Ora, stiamo parlando di una strada, la Basentana, come sa il sottosegretario, che è afflitta da problematiche complesse, sia di natura strutturale i viadotti stanno cadendo uno dopo l'altro, ma è ovviamente noi inseguiamo la rottura dei viadotti. Non ci sono alternative, come sa il sottosegretario, se questi elementi dovessero precipitare ulteriormente. Quindi io mi sarei aspettato una risposta, ringrazio per quello che ha fatto il sottosegretario, ma più organica. Perché sulla base indiana vogliamo capire che tipo di eh, intervento strutturale si fa sui viadotti che si stanno diciamo rompendo, mettendo a dura prova la sicurezza dei veicoli e la connessione di un'intera area del mezzogiorno, Basilicata compresa. Non ci sono alternative di accesso se si dovesse rompere la, Basilica, la Basentana in Basilicata e quindi potenza, Matera, Taranto, aria ionica. Di questo parliamo. Quindi io mi auguro che ci sia un supplemento di istruttoria e che il governo trovi occasione per dire con la Regione Basilicata cosa faremo di questa infrastruttura straordinaria e importante. E poi ci sono i temi della sicurezza, signor Sottosegretario, In, insieme alle questioni strutturali, ci sono le questioni della sicurezza, perché è un'arteria dove mancano i presidi minimi di sicurezza, con incidenti mortali che hanno portato questa strada ad essere una delle strade più pericolose del nostro eh, Paese. Anche su questo vorremmo sentire qualcosa perché gli investimenti sulle questioni infrastrutturali hanno, e ci rendiamo conto, i loro tempi di programmazione e di esecuzione. Speriamo che siano stretti e che l'ANAS, oltre a riorganizzare le sue strutture di governance, riorganizzi anche le sue strutture tecniche per fare progetti ed appalti in termini eh, eh, stretti e eh, all'altezza delle, delle, diciamo, delle esigenze che ci sono e delle urgenze che ci sono. Poi c'è un altro tema più immediato, che è la sicurezza. Nell'area della Basentana, come sa il sottosegretario, sono ripetute per l'assenza, per esempio, di, di guardrail, di interventi diciamo, di segnaletica. Mancano situazioni elementari che mettono a dura prova la sicurezza del traffico con incidenti mortali. Su questo bisognerebbe intervenire rapidamente. Io spero che appunto, ci sia stata una qualche eh, ragione di sintesi nella comunicazione e che invece l'ANA stia lavorando sia sulla parte infrastrutturale che sulla parte della sicurezza. Grazie. Grazie a lei. L'onorevole Folino ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione. Grazie Presidente. Soddisfatto per il punto specifico, nel senso che eh, l'interrogazione di alcuni mesi fa, devo dire che, eh, come ha detto il sottosegretario, rapidamente è stata approntata la eh, bretella che ha alleggerito la tensione su quelle strade. Parzialmente soddisfatto per il contesto complessivo, perché ANAS ci dice solamente che al 31 dicembre sarà aperto. Sarà aperta una sola corsia del raccordo siciliano Potenza e nulla sappiamo sul completamento eh, dei lavori, con tutte le questioni che appunto attengono anche alla sicurezza su quel tratto e più complessivamente sul tratto eh, che va da Salerno a Taranto e eh, viceversa con eh, tutte le questioni della strada, strada statale 407 Basentana che ha citato anche prima il collega. Eh, latronico, manca il Guardrail da, eh, da Calciano fino a Metapond con problemi di, di sicurezza. Il punto è che l'ANAS a mio giudizio trascura molto tutte queste questioni. In particolare sulla, sulla 407 Basentana al chilometro 3, al chilometro 11, al chilometro 15 vi sono candieri da tantissimi anni in particolare al chilometro 3 lo dico al sottosegretario se gentilmente a, eh, se, ne, se, ne, se ne occupa su, su ANAS lo faccio così in maniera un po' informale perché le interrogazioni appunto, appunto poi le risposte arrivano dopo, dopo molti mesi al chilometro 3 eh, vi adotto basendo da oltre dieci anni c'è un restringimento in entrambe le direzioni, non si è mai messo mano un candiere abbandonato con grave pericolo per la sicurezza degli automobilisti della tratta Salerno-Taranto. Quindi in qualche maniera qui il problema non è solo l'emergenza che è stata anche affrontata, ma è un atteggiamento non del tutto adeguato o del tutto inadeguato di Anas rispetto al collegamento tra Sicignano e metaponto per parlare della tratta, della tratta lucana. Mi auguro conoscendo la sensibilità del sottosegretario del Basso De Caro rispetto alle questioni delle pietose infrastrutture, in particolare quelle meridionali, mi auguro che si faccia parte attiva e portatore di una sollecitazione vera su Anas anche perché eh, le eh, situazioni o le conseguenze di questo atteggiamento di inguria potrebbero eh, determinare pericolo per la salute e per la sicurezza degli automobilisti, ma anche responsabilità per gli stessi dirigenti di ANAS. Grazie. Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione 3.2551 dei deputati Pagano e Binetti concernente iniziative in sede internazionale per la tutela della libertà religiosa, con particolare riferimento alla situazione della comunità cristiana in Pakistan. Il sottosegretario per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Benetto della Vedova, ha facoltà di rispondere. Grazie Presidente. Desidero in primo luogo ringraziare l'onorevole Pagano per aver sollevato una questione di grande attualità e rilevanza internazionale anche alla luce delle mozioni approvate qualche tempo fa da questa Assemblea riguardanti, riguardanti il rispetto dei diritti umani e delle libertà religiose, temi per i quali è fortissimo l'impegno politico del Ministro Alfano di tutta la Farnesina. Il Ministro Ero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, anche grazie alla costante azione di verifica e di monitoraggio della condizione delle minoranze religiose nel mondo, svolta dalla propria rete diplomatica, conduce numerose iniziative sul tema anche in coordinamento con l'Unione europea. Su nostro impulso, il tema della tutela della libertà di religione, o credo, è al centro di risoluzioni tematiche promosse annualmente dall'Unione Europea in seno all'Assemblea Generale e al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite. Intendiamo anche far leva sulla nostra presenza in Consiglio di sicurezza per rafforzare la vigilanza su questi temi. La tutela la e la salvaguardia della libertà di religione nel mondo rientrano a pieno tra le priorità dell'azione dell'Unione Europea in materia di diritti umani. Il nostro governo ha infatti attivamente contribuito all'inserimento nel piano d'azione UE per i diritti umani e la democrazia 2015-2019 di specifiche azioni di promozione su scala globale dei diritti degli appartenenti a tutte le minoranze, incluse quelle religiose. Ancora in ambito multilaterale, l'Italia partecipa al gruppo di contatto internazionale sulla libertà di religione, istituito nel 2015 con l'obiettivo di favorire il monitoraggio di situazioni di rischio, lo scambio di informazioni e buone pratiche. Fuori dai principali forum multilaterali, il governo ha contribuito a numerose iniziative specifiche sul tema della tutela dei diritti degli appartenenti alle minoranze religiose nei paesi in cui tali minoranze sono discriminate. Ha promosso progetti umanitari negli scenari di crisi a sostegno delle comunità religiose ed etniche vittime della violenza di Daesh e di altri gruppi terroristici, tra cui programmi di cooperazione allo sviluppo specificamente mirati a sostenere sul piano umanitario gli appartenenti alle comunità minoritarie in Medio Oriente. Giova ricordare che nel dicembre scorso, all'indomani dell'avvio della campagna per la liberazione di Mosul da Daesh, la Farnesina ha realizzato in collaborazione con UNICEF un'iniziativa umanitaria per l'assistenza a favore di donne e ragazze vittime di violenza, con un focus particolare su quelle appartenenti ai gruppi minoritari cristiani e yazidi. Nel bando della cooperazione italiana per il 2017 per la concessione di contributi e iniziative proposte da organizzazioni della società civile e soggetti senza finalità di lucro, è stato espressamente inserito, tra le varie priorità che possono essere perseguite dai progetti della categoria della promozione dei diritti umani, il contributo al dialogo interetnico e interreligioso, anche con l'intento di contribuire al superamento delle limitazioni della libertà religiosa. Legata alla tutela della libertà di religione è inoltre la protezione del patrimonio culturale e religioso e a tal proposito la Farnesina sostiene l'azione intrapresa dall'UNESCO a tutela del patrimonio culturale, incluso quello religioso, nelle aree di crisi attraverso la creazione, su proposta italiana, di un meccanismo per interventi di urgenza, per il quale mettiamo a disposizione dell'organizzazione una task force nazionale specializzata nella protezione del patrimonio culturale in aree di crisi. Iniziative sul tema sono anche parte dell'agenda italiana per la presidenza del G7, che per la prima volta ha visto l'organizzazione di una riunione dei ministri della cultura G7 e della nostra partecipazione ai lavori del Consiglio di sicurezza. Ricordo, da ultimo, l'approvazione all'unanimità lo scorso marzo della risoluzione 2347 del Consiglio di sicurezza, su iniziativa dell'Italia e della Francia, in materia di protezione del patrimonio culturale e contrasto ai traffici illeciti di beni culturali nelle aree di crisi. La risoluzione sottolinea tra l'altro l'importanza della protezione del patrimonio culturale anche in chiave identitaria, di preservazione della natura multiculturale delle comunità interessate, di tolleranza e come elemento essenziale per facilitare i successivi processi di riconciliazione. Per quanto riguarda specificamente la situazione in Pakistan citata dall'onorevole interrogante, il ministro Alfano ha sollevato la questione della protezione dei diritti umani e delle minoranze religiose, con particolare riferimento a quella cristiana, in occasione dell'incontro avuto lo scorso maggio con il consigliere speciale per gli affari esteri Sartaj Aziz. Nel sottolineare come tale tema costituisca motivo di sempre maggiore attenzione da parte dei governi e dell'opinione pubbliche europee, ha auspicato un'azione di rafforzamento del rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, in particolare del diritto di libertà religiosa della comunità cristiana residente nel Paese. Si tratta di temi che io stesso ho sollevato nel corso delle due visite che ho svolto a Islamabad negli ultimi due anni. Da ultimo a marzo scorso, nonché in diversi incontri con membri di governo ed esponenti delle istituzioni pakistane in visita in Italia. Ho altresì incontrato il legale e i familiari di Asia Bibi a Roma nel 2015. In conclusione, è ferma intenzione del governo continuare a sostenere, anche insieme ai partner dell'Unione europea, iniziative per la promozione e la tutela della libertà di religione o credo e dei diritti degli appartenenti alle minoranze etniche e religiose nel mondo, La di religione delle minoranze è, inoltre, uno dei temi oggetti del dialogo di politica estera che il Ministro Alfano ha avviato sin dall'inizio del suo mandato con la Santa Sede. Si tratta infatti di valori imprescindibili, su cui intendiamo far convergere la comunità internazionale e il suo richiamo al lavoro delle Chiese contro le nuove persecuzioni e per una nuova convivenza va assolutamente in questa direzione. E proprio nella consapevolezza che i leader religiosi possano svolgere un ruolo fondamentale nella previsione. Nella prevenzione dell'incitamento all'odio e nella persecuzione delle minoranze, il Ministro Alfano intende promuovere il 13 luglio prossimo, con la qualificata partecipazione della Santa Sede, un evento dedica dedicato alla tutela della libertà religiosa e delle minoranze religiose. Grazie. Presidente. Grazie a lei. L'Onorevole Pagano ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua inter interrogazione. Presidente. Se c'è un modo per poter definire sinteticamente la risposta del sottosegretario, al di là della stima personale, è quella di dire che burocraticamente il Ministero degli Esteri si è messo le carte a posto. Tutto l'escursus che è stato eh, oggetto della risposta del sottosegretario, quindi del Ministro, sostanzialmente e all'interno di un approccio burocratico. Abbiamo fatto questo, abbiamo partecipato a questo convegno, le chiese su cui, che sono oggetto, chiese dentro il mondo fisico come edificio, che sono oggetto anche di attentati eh, eh, militari da parte forze terroristiche, cerchiamo di salvaguardarle, siamo riconosciuti come interlocutori, come partner, parole, chiacchiere, perché io sono abituato, e non solo io, a giudicare le cose dai frutti dei frutti li riconoscerete. L'utile di un'azienda, il patrimonio di un'azienda, sono la prova concreta se quell'azienda funziona bene o male. Il vostro Ministero è attentissimo a tutto quello che è possibile immaginabile diritti civili. Eh, L'ultima perla vi siete mossi per salvare il dog argentino, vedete che pensieri che abbiamo in Italia, quello di salvare il dog argentino, e non avete speso una parola per Charlie Gard fino all'altro ieri. Fino all'altro ieri, quando c'è stato, dove in Italia e non solo in Italia, nel mondo c'è una, una sollevazione popolare per questo omicidio, per questo sacrificio nei confronti del, del, della dea ragione che è stata perpetrata dai giudici dell'Unione Europea e dai giudici inglesi, che vogliono che il bambino debba morire per forza nonostante il genitore se lo voglia portare a casa o lo voglia far curare negli Stati Uniti d'America nella libertà di ciascun uomo. Questo non è possibile nell'Unione Europea di oggi, nell'Italia di oggi in questo approccio che voi avete, che vo dove volete assolutamente salvare le carte, mettendo eh, l'immagine più che mettendo a posto le carte, e dove evidentemente i risultati sono quelli che sono. Io vi ricordo, mi avvio alla conclusione, che quello che è accaduto dal 2011 a oggi è qualcosa di spaventoso. Le primavere arabe hanno fatto saltare qualcosa come una decina di paesi del Medio Oriente, quindi non c'è niente il Pakistan, con un'operazione scientifica. L'operazione era proprio quella di creare caos in quei paesi. Le 35, tra le 35.000 email scoperte da Hillary Clinton c'era anche questo progetto, quello di creare questo problema, e dove le minoranze, non soltanto quelle cristiane, anche in generale quelle musulmane, devono essere tutte eliminate, massacrate e portate a emigrare, a, 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 a essere profughi nel resto del mondo. Quale migliore progetto di, un, di chi evidentemente vuole distruggere una cultura, prima ancora che una fede? Ed è ovvio che siccome stiamo parlando di fede, cioè del principio fondamentale su cui è incardinato qualsiasi divenire civile, cioè la libertà religiosa è la libertà del proprio intimo, uno può fare a meno anche della libertà fisica, che è una cosa gravissima in sé per sé. Ma certamente quello di venire privato della libertà del proprio intimo, della scelta interiore, è qualcosa che, è della, che appartiene alla peggiore delle dittature. Questo è quello che sta accadendo col pensiero unico di questa dittatura nuova, di questa ideologia nuova che è appunto quella che vuole realizzare questo processo. Pakistan è la patria di Shabbat Bhati, il simbolo di, di, di qualsiasi uomo di governo, un uomo che sicuramente va va messo come icona da parte di chi evidentemente deve operare all'interno di, di un contesto politico e a maggior ragione istituzionale e governativo. Shabazzbatti fu massacrato in nome di queste idee, di questi principi. Fu ucciso, non si sono fermati perché in Pakistan stanno andando oltre, stanno chiudendo tutte le televisioni private, che tutte su web che esistono, perché evidentemente anche la voce minima, anche quella che raggiunge il 2% della popolazione, siccome è temuta dalle dittature, dalle dittature di questo nuovo pensiero e di, nuove, e, e, e di questa nuova uh, forma di uh, oppressione, è evidente che proprio per questo motivo anche la voce di una singola radio dà fastidio. Sottosegretario, quello che le chiedo, ovviamente la mia insoddisfazione è palese, però quello che le chiedo è per favore non mettiamoci la testa sotto, sotto terra. Abbiamo una concezione diversa della vita, questo lo sappiamo bene, abbiamo modi diversi di affrontare le cose, però certamente riconosco l'onestà intellettuale, intellettuale e riconosco anche le battaglie che ovviamente sono state compiute. Lei ha il dovere e il ministro Alfano ha il dovere non solo su questa battaglia ma dovunque di intervenire concretamente gridando e facendo sentire la voce di un paese che non è un qualsiasi paese, è un paese del G8 e quindi qualche cosa in merito ha il dovere di dirlo ed è sicuramente ascoltato. Grazie. Passiamo all'interpellanza 2.562 dei deputati Daga ed altri concernente chiarimenti in merito alle procedure di infrazione europea in materia ambientale. Chiedo all'onorevole Daga se intende illustrare la sua interpellanza. No, ma andiamo direttamente con la risposta del sottosegretario di Stato Benetto Veran della vedova che ha facoltà. Grazie Presidente. Rispondo all'interpellanza dell'onorevole Daga in rappresentanza del sottosegretario Gozzi sulla base degli elementi forniti dalla Presidenza del Consiglio. Con l'interpellanza indicata in oggetto, l'onorevole interrogante affronta il problema delle tre procedure di infrazione in materia di acque reflue urbane avviate dalla Commissione europea a partire dal 2004 per mancato adeguamento dei sistemi fognari e depurativi ai requisiti della direttiva 91-271 della CE. In particolare, le problematiche sollevate riguardano la quantificazione della sanzione pecuniaria formulata dalla CE relativamente alla procedura di infrazione 2004-2034, l'erogazione dei fondi previsti nell'articolo 7,6 del decreto legge 133-2014, cosiddetto Sblocca Italia, per avviare lavori infrastrutturali necessari all'adeguamento degli agglomerati oggetto di procedura. Al riguardo si forniscono le informazioni di seguito riportate. Le tre procedure di infrazione in materia di acque reflue urbane sono così articolate. Procedura di infrazione 2004 2034, riguarda attualmente 80 agglomerati con carico generato maggiore di 15.000 abitanti equivalenti e scarico in aree cosiddette normali ai sensi della suddetta direttiva. La procedura attualmente è in fase di ricorso ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Causa C251-17, notificato al Governo italiano il 22 maggio 2017. La prima sentenza di inadempimento ai sensi dell'articolo 258 del TFUE e del 19 luglio 2012, causa C-565-10 e riguardava 109 agglomerati. La seconda procedura di infrazione, 2009-2034, riguarda attualmente 24 agglomerati con carico generato maggiore di, di 10.000 abitanti equivalenti e scarico in aree sensibili ai sensi della suddetta direttiva. La procedura è in fase di esecuzione della sentenza di inadempimento ai sensi dell'articolo 258 del TFUE del 10 aprile 2014, causa C8513. La terza procedura di infrazione 2014-2059 la procedura riguarda attualmente 758 agglomerati con carico generato maggiore di 2.000 abitanti equivalenti e scarico in aree normali o sensibili e 32 aree sensibili non conformi all'articolo 5 della direttiva. La procedura è in fase di parere motivato complementare ex articolo 258 del TFUE del 17 maggio 2017. Il quadro sovraesposto rappresenta pertanto una situazione particolarmente complessa, non suscettibile di soluzioni mediante semplici interventi normativi e che richiede un forte impegno sul piano dell'azione amministrativa, determinazione politica in sede locale, l'impiego di consistenti risorse finanziarie e procedure di esecuzione di lavori da attuarsi nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici. L'insieme delle infrazioni relative al trattamento delle acque reflue rientra, infatti, nel novero del cosiddetto zoccolo duro del contenzioso europeo, rispetto al quale questo Governo come il precedente, che hanno ereditato una situazione ampiamente compromessa da uno storico percorso di in inadempimenti, hanno dedicato la più grande attenzione al fine di mettere in atto misure concrete, idonee a sanare progressivamente le molteplici violazioni. Infatti, relativamente alle acque reflue urbane, al fine di accelerare gli interventi necessari a sanare le contestazioni della Commissione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in virtù delle disposizioni del comma 7 dell'articolo 7 del decreto legge 12 settembre 2014 numero 133, convertito con legge 11 novembre 2014 numero 164, cosiddetto Sblocca Italia ha inizialmente disposto la nomina di appositi commissari straordinari per gli interventi nel settore fognario e depurativo. Tra aprile 2015 e luglio 2016, con successivi decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stati nominati dieci commissari straordinari, per complessivi 118 interventi. Tuttavia, la scelta summenzionata ha incontrato delle difficoltà. Dovute in particolare alle procedure di concreta messa a disposizione delle risorse dirette ai commissari, che sono risultate particolarmente laboriose. I commissari straordinari, infatti, hanno più volte evidenziato che la mancata disponibilità totale delle risorse della, sulla contabilità speciale ha comportato il mancato rispetto delle tempistiche di realizzazione degli interventi indicati nei cronoprogrammi. Al fine di superare queste criticità, il decreto legge 24 giugno 2016 numero 113 ha apportato delle modifiche all'articolo 7 del cosiddetto Sblocca Italia, commi 7 bis e 7 ter, consentendo ai commissari straordinari di poter procedere senza indugio all'impegno delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi, anche in assenza dell'effettiva disponibilità di cassa. Ad ogni modo, per superare ulteriormente le problematiche riscontrate e favorire un maggior coordinamento delle attività dirette a realizzare in tempi celeri i necessari interventi di adeguamento, il governo ha presposto una scelta di good governance. Tale scelta è stata auspicata fortemente dalla stessa Commissione europea ed è stata intesa far confluire l'attività dei suddetti commissari in un unico commissario. In un, in un commissario straordinario unico. Pertanto, con l'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2016 numero 243, convertito con modificazione in legge 27 febbraio 2017 numero 18, è stata prevista la nomina di un commissario unico con lo scopo di coordinare e realizzare gli interventi sui temi di sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue, necessari a garantire nel miglior tempo possibile l'adeguamento alle procedure di infrazione numero 2004-2034 e numero 2009-2034. Si tratta cioè delle due procedure per le quali, come sopra detto, sono già state emesse delle sentenze di inadempimento. In in della Corte dell'Unione Europea, rispettivamente nel 2012, causa C565-10, e nel 2014 causa C85-13. Il suddetto decreto legge prevede che i commissari straordinari ai sensi dell'articolo 7,7 del cosiddetto Sblocca Italia cessino dall'incarico relativamente alle due procedure sopra menzionate e che contestualmente le risorse presenti nella contabilità speciale loro assegnate, nonché le risorse stanziate dalle deliberazioni del CIP numero 60/2012, destinate agli interventi necessari siano trasferite ad apposita contabilità speciale intestata al commissario unico il commissario unico resta in carica per un triennio e dovrà dedicarsi in via esclusiva alla realizzazione degli interventi e pertanto è previsto che gli venga riconosciuto un compenso a carico delle risorse, fondo per lo sviluppo e la coesione, risorse statali e in parte regionali e corrispostivo di tariffa, già stanziate per la realizzazione di tutti gli interventi in questione con il supporto di una segreteria tecnica dei cui oneri si farà carico il Ministero dell'Ambiente. Per svolge la propria attività, il Commissario unico si avvale, sulla base di apposite convenzioni, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 27 aprile 2017, è stato nominato quale Commissario straordinario unico il Professore Enrico Rolle, già Professore ordinario di Ingegneria Sanitaria e Ambientale, Università degli Studi di Roma La Sapienza. L'operatività dei commissari straordinari nominati ai sensi dello sblocca Italia è stata invece conservata per gli interventi di adeguamento della più recente procedura numero 2014/2059, citata all'inizio della risposta alla presente interpellanza che non è al momento a rischio di sanzioni pecuniarie. Riguardo alla combinazione di sanzioni pecuniarie a carico dell'Italia, si fa presente che lo scorso 12 maggio la Commissione Europea ha depositato presso la Corte di giustizia dell'Unione Europea un ricorso proposto conf nei confronti della Repubblica Italiana, ai sensi dell'articolo 260 del TFUE a causa C251-17, notificato alle autorità italiane il 22 maggio 2017. Il ricorso riguarda la non completa esecuzione della precedente sentenza di inadempimento del 19 luglio 2012, causa C565-10, relativa alla procedura. 2004-2034. Con il ricorso in questione la Commissione ha chiesto alla Corte di esaminare una sanzione forfettaria pari a oltre 62 milioni di euro, una sanzione giornaliera di circa 347 mila euro per ogni giorno di ritardo all'adeguamento, a decorrere dalla pronuncia della seconda sentenza di condanna. Al riguardo si fa presente che ai fini del calcolo dell'importo della penalità giornaliera la Commissione ritiene opportuno che venga presa in considerazione la progressiva riduzione del numero complessivo di agglomerati non conformi. Ciò consentirà di tener conto dei progressi realizzati. Spetterà pertanto alle autorità italiane informare la Commissione ogni qualvolta esse riterranno che degli agglomerati siano stati resi conformi. Pertanto, nel ricorso, la Commissione osserva che per poter essere in grado di prendere in considerazione i progressi compiuti sarà opportuno che il calcolo della penalità sia effettuato con riferimento a periodi semestrali. Al termine di ciascun semestre dovrà essere determinato l'importo effettivo della penalità giornaliera, tenendo conto dei progressi ottenuti e, a tal fine, dall'importo della penalità giornaliera iniziale andrà sottratto l'importo corrispondente al numero di agglomerati resi conformi nel periodo di riferimento. Si precisa, tuttavia, che spetta alla Corte, non vincolata dalla proposta della Commissione, decidere l'ammontare delle sanzioni. Non è pertanto possibile, al momento, prevedere la quantificazione esatta delle sanzioni che saranno erogate, sia in termini di somma forfettaria che di penalità di mora. Sotto questo profilo, il trascorrere del tempo e i progressi realizzati nella messa in conformità dei singoli agglomerati impatteranno sull'ammontare della sanzione. Pare inoltre opportuno precisare che le sanzioni vengono abitualmente pagate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze accreditando il, con, il conto risorse proprie dell'Unione Europea, senza l'attivazione di meccanismi di compensazione rispetto ad altre partite, quali ad esempio i fondi strutturali. Infine, si fa presente che la nomina del Commissario straordinario del Governo non fa venir meno le responsabilità delle amministrazioni regionali da agli obblighi europei e non precluderà in futuro l'eventuale esercizio del potere di rivalza da parte dell'amministrazione statale. Grazie. Grazie a lei. L'onorevole Daga ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interpellanza. Beh, la ringrazio Presidente. Eh, non sono completamente soddisfatta della risposta. Eh, certo, il fatto che si arrivi ad avere una sanzione dall'Unione Europea eh, non è una cosa così onorevole. Eh, noi vorremmo che non si arrivasse mai a questo anche perché tutti i fondi che in questo momento bisogna pagare come multa potevano essere utilizzati per farci qualcos'altro e sinceramente a livello ambientale eh, dato che questa legislatura non è stata tanto gentile con l'ambiente a livello ambientale avremmo bisogno di mettere a posto un po' di cosine quando parliamo di depurazione e fognature, quando parliamo anche di eh, contrasto al dissesto idrogeologico e, eh, e affini, bonifiche dei territori e tutto quello che possiamo immaginare che ci serve in questo momento. Ehm, il fondo eh, che è stato attivato tramite il decreto 133 del 2016 è un fondo che noi abbiamo stimolato per un paio di anni affinché venisse messo a disposizione dei commissari perché lo sblocca Italia in realtà l'aveva, come dire, istituito ma bloccato, se l'era tenuto un po' da parte, quindi ci siamo resi conto di questo, abbiamo capito che anche quei dieci commissari potevano avere delle difficoltà e abbiamo insistito perché questo fondo venisse messo a loro disposizione. Insomma, in due anni eh, non sono riusciti a lavorare anche per la mancanza di questi fondi immediati e adesso abbiamo il supercommissario. Ehm, lo chiamo supercommissario, insomma, uno al posto di dieci dovrà fare un grandissimo lavoro sicuramente. Ehm, noi lo diciamo anche perché insomma, ci teniamo. Ci teniamo che eh, non, non, non vengano fatti attacchi, eh, cioè non, non bisogna essere attaccabili come istituzione. Se abbiamo il governo di un paese, bisogna riuscire a lavorare bene e non essere anche attaccabili in modo semplice. Eh, io dico: oltre dieci anni, in oltre dieci anni non sono stati fatti giusti controlli né verso gli enti locali né verso i gestori che gestiscono il servizio idrico integrato in tutti i territori. Sotto i quali eh, ricadono queste infrazioni, cioè ci sono dei depuratori che ricadono anche in mano eh, alla gestione di grossi, grossi nomi, grosse società per azioni e quotate. E eh, bisognava fare lavori anche per rispettare quella che è la direttiva acqua dell'Unione Europea, per esempio lo stato delle acque marine, cioè in questo momento di ehm, estate ci sono una marea di persone che vanno al mare, mettiamole in modo semplice, e quindi caricano sulla popolazione locale e caricano sulle depurazioni che o ci sono o non ci sono per niente, quelle che sono gli scarichi a mare, diretti o indiretti, perché magari c'è un depuratore che non è sufficientemente grande. Ora, il nostro Paese... È ha ah, una situazione di depurazione e fognature che non sta bene, appunto, ci ha risposto appunto, eh, in questi termini, e sicuramente non è degno di un paese del G7. Siamo andati a parlare di ambiente all'interno del contesto del G7, ma siamo ancora abbastanza indietro. E, ehm, ritorno sulla questione dei commissari. Eh, ad ogni governo sembra che, come dire, mh, non vada bene il sistema precedente e debba essere modificato. Eh, se non c'è una sana programmazione dei lavori, e non si dà il giusto tempo agli stessi commissari poi di effettuare questi lavori, quindi di lavorare, allora quasi non serve nemmeno nominarli, insomma, ehm, la metto un po' in, un, in, in, un term in termini semplicistici, però bisogna dar loro la possibilità di fare le cose. Quindi per questo noi abbiamo insistito anche sulla eh, messa, a messa a disposizione dei dieci commissari di quel fondo che in realtà era stato un po' eh, messo da parte. Ora, il, il supercommissario... Ehm, Beh, non è una storia da supereroe, insomma, però quasi probabilmente dovrà fare eh, il lavoro di Superman, eh, in quattro mesi ha preso le misure di ciò che è stato fatto dai precedenti. Però se continuiamo a cambiare, di volta in volta saremo sempre ai tempi di Adam e Deva. Eh, L'Unione Europea sì, ha chiesto, il commissario unico, ehm, come ha chiesto per tanti anni anche che depurazioni e fugnature funzionassero e che ci fossero. Eh, siamo in questa situazione, cerchiamo anche di eh, lavorare per arrivare all'obiettivo finale. E' oltretutto un commissario che lavora nella sede della Sogesid. Eh, io la chiamo la privatizzazione del Ministero dell'Ambiente. Poi magari eh, è una visione eh, la mia, la nostra, che può non, essere, può non trovare d'accordo magari il Ministero, ma insomma, secondo noi il Ministero deve fare il suo lavoro e eh, altre società. Possono essere di aiuto ma non possono sostituire quelli che sono i compiti di un ministero. Eh, noi diciamo sempre una cosa: allora buone politiche ambientali sostenibili hanno un effetto positivo in termini occupazionali, economici e sociali per tutto il sistema paese. È abbastanza chiaro che se è necessario avere diciamo, il cuore a cuore il destino di un paese per farlo crescere, un po' come farebbe una madre con i propri figli. Eh, quindi questo è il il mio augurio è che in qualche modo anche questo, che questo governo prenda coscienza effettivamente di cosa non è stato fatto né dagli enti locali né dagli stessi governi né dai gestori del servizio idrico per spingere e insistere sulla realizzazione di questi lavori. Ne abbiamo bisogno e ne abbiamo bisogno purtroppo in fretta. Grazie. Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione 3.3052 dell'onorevole Latronico concernente elementi ed iniziative in merito agli incentivi per la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Il sottosegretario di Stato Umberto del Basso De Caro ha facoltà di rispondere. Grazie Presidente. Nell'atto presentato dall'onorevole Latronico viene richiamato il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 giugno 2016 sostenendo tra l'altro che talune disposizioni, come l'articolo 5, in tema di modalità di determinazione della potenza degli impianti, avrebbero introdotto dubbi interpretativi. Si fa poi anche riferimento alla circostanza che gli impianti con potenza fino a 5 MW hanno diritto ai più generosi incentivi del precedente decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 luglio 2012 se entrano in, servizio, in esercizio entro il 29 giugno 2017. L'onorevole interrogante esprime il suo disappunto riguardo alle nentezze dell'iter procedurale per il collegamento degli impianti alla rete elettrica con il rischio, segnatamente per i mini eolici, di non beneficiare dei più generosi incentivi del decreto del 2012 e con il concreto rischio di danneggiare una vasta platea di piccoli investitori. Il Ministero dello Sviluppo Economico è impegnato per una effettiva ed ulteriore semplificazione dei procedimenti, come peraltro prospettato nella proposta di strategia energetica nazionale attualmente in consultazione pubblica, semplificazione cui, peraltro, ben potrebbero concorrere anche i produttori, ad esempio con un approccio che utilizzi più ampiamente il dibattito pubblico. Vale la pena di osservare che l'ordinamento prevede molteplici garanzie per evitare i ritardi nella conclusione delle procedure amministrative, ivi compreso il risarcimento del danno che è onere dell'operatore attivare. Anche le regole dell'autorità per le energie elettriche, il gas e il sistema idrico sulle connessioni prevedono indennizi a favore degli operatori se i ritardi siano imputabili ai gestori di rete. Il sistema quindi già fornisce tutela agli operatori. Una eventuale proroga comporterebbe un aggravio delle tariffe elettriche a carico di famiglie ed imprese e rischierebbe inoltre di far rientrare nel sistema di incentivazione più vantaggioso anche impianti che ad oggi non ne beneficerebbero. Va infine sottolineato il fatto che il citato decreto ministeriale 23 giugno 2016 è stato notificato alla Commissione europea e da questa approvato come compatibile con le regole sugli aiuti di stato di cui alla comunicazione 2014/C 200/01 Ogni modifica del decreto, soprattutto se riguardante la proroga di un livello di incentivazione stabilita da un pregresso e più favorevole regime di sostegno, dovrebbe quindi essere sottoposta alle valutazioni della Commissione con un esito del tutto incerto anche sotto il profilo dell'intensità dell'aiuto. Considerato che dal 1 gennaio 2017, in base alle citate regole europee, gli impianti di potenza superiore ad 1 MW, con la sola eccezione dell'eolico, possono accedere agli incentivi solo con il meccanismo delle aste, mentre il decreto ministeriale 23 giugno 2016 ha previsto le procedure di registro per gli impianti fino a 5 MW. Grazie, l'onorevole la... la... Chiedo scusa, l'onorevole Atronico ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione. Ringrazio il sottosegretario del Basso De Caro su questa risposta che è puntuale nella rappresentazione della problematica che io ho posto con l'interrogazione di cui parliamo. Vi è una platea sottosegretario di operatori che non per colpa loro non riescono ad attivare gli impianti entro il 29 giugno 2017. Questo è il tema. Ora, è vero che il contesto normativo dà la possibilità agli operatori di attivare presso l'autorità procedimenti di risarcimento per il riconoscimento del danno, ove l'onere <coughs> appunto non sia per responsabilità, ove la responsabilità del mancato adempimento non sia a carico degli operatori. Ma a chi ha costruito un piano finanziario eh, facendo affidamento su una tariffa incentivante, diciamo, più significativa. Ora <coughs> Non per colpa sua non riesce ad attivare l'esercizio dell'impianto, noi non possiamo scaricare la partita dicendo che hai la possibilità di ricorrere a un risarcimento, perché creiamo un quadro operativo assolutamente diciamo, inattendibile per gli investitori e crea, rischiamo. Io, signor sottosegretario, le chiedo un supplemento di indagine, io ho, relazione di piccole e medie operatori che si sono esposti finanziariamente per fare questi investimenti. Ora se l'Enel non riesce perché non è organizzativamente in grado di sopperire a disporre gli allacci che c'entrano migliaia di imprese e migliaia di operatori che rischiano di fallire perché avevano fatto affidamento su un pubblico incentivo e per colpa loro non riescono ad attivare gli impianti. Ora insomma, tutto il resto L'Unione Europea ma si capisce che stiamo parlando di ragioni che, sistemiche che non funzionano, che non possono essere addebitate agli operatori. Stiamo parlando di mine eolico, non di grandi impianti. Tra l'altro c'è il rischio di mettere in difficoltà imprese piccole e medie che operano in questo settore, non sono grandi speculatori. Per colpa non loro. E, e questo si sa, quindi io la prego di fare una verifica per vedere. Se non c'è ancora il margine per allungare di qualche mese per mettere in condizione l'Enel di attendere ai suoi obblighi e gli operatori di fare gli investimenti, non possiamo, ripeto, dare una risposta del tipo fate attivate le pratiche per il risarcimento. mi pare una risposta che sia che all'altezza di, di un sistema. E poi c'è una seconda domanda a cui lei. Non ha dato risposta, dico Lei il governo che rappresenta, e, e cioè cosa si intende fare per quanto riguarda il decreto ministeriale per il triennio, il triennio 2018 e 2020 al fine di, di assicurare un periodo relativamente lungo relativamente agli, agli investimenti nel campo del, del, delle energie alternative. Anche su questo si attende da tempo un pronunciamento da parte del ministero che non arriva, e quindi io colgo anche l'occasione. Per dire un supplemento di indagine per verificare sul mineolico se questa data del 29 giugno 2017 non sia prorogabile. Proroghiamo di tutto in questo Paese. Pure mettendo delle riserve per evitare che la platea si possa allargare, quindi si può fare. Due, il, ministro, il Ministero ci dia questo decreto ministeriale per disciplinare gli incentivi per il triennio 2018-2020. Se vogliamo che questo comparto, attorno al quale pure si muovono interessi ed imprese, possa avere un futuro. Grazie. Grazie a lei. È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni all'ordine del giorno. Sospendiamo a questo punto la seduta che riprenderà alle ore 15. La seduta è sospesa.